Ciao a tutti, benvenuti o bentornati in Vita da Stefi! Finalmente anche su questo canale ci sarà un vero video haul, cioè delle cose comprate, non una, due ogni morte di papa, ma proprio un bel po' di cose. Ve ne ho già parlato, se, ovviamente se vi siete persi il video degli acquisti, ma diciamo delle cose che vi ho raccontato di aver comprato a marzo, saprete che stavo aspettando un bell'ordine cospicuo da Yes Style. Si tratta di un ordine il cui totale è 123 euro. Io mi sono conservata la cosa sperando che ci fosse il prezzo dei singoli prodotti, ma non c'è. Mi hanno mandato l'elenco dei prodotti e la pagina con tutti gli inci, ma non c'è il prezzo singolo dei prodotti e quindi non ve lo dico perché ci metto troppo tempo ad andare a recuperare il tutto, però vi faccio vedere i prodotti. Allora, faccio una premessa. Questi sono tutti i prodotti di skincare perché mi sta praticamente finendo tutto. Perché mi sono fatta influenzare da quelle pericolose creature del gruppo Telegram delle cozze di Ornella che consigliano la qualunque e io sono lì che, oddio, mi manca questo, mi manca, ecco. E quindi insomma ci voleva un po' di cose. Vi dirò sinceramente quello che avrei potuto evitare di acquistare. L'ordine su YesStyle era il mio primo ordine su YesStyle, ci ha messo un bel po' di tempo ad essere spedito perché due prodotti erano fuori stock, quindi hanno dovuto aspettare il riassortimento. Poi dal momento della spedizione che è stato il 26 marzo non ci ha messo molto ad arrivare perché poi c'è stata anche Pasqua di mezzo, hanno consegnato con Poste Italiane, non ho avuto alcun problema in dogana per fortuna che c'avevo già l'ansia e quindi insomma è andato tutto bene e adesso tutte le cosine che ho preso sono qui. Vi racconto che cosa ho comprato, vi dico più o meno come penso di usarle, poi in realtà appena mi finiscono tutti i prodotti, perché alcuni mi erano già finiti, io ho aspettato 2 giorni senza spacchettare niente, ma mi servivano queste cose in utilizzo, quindi le utilizzerò da domani, perché mi sono anche già fatta doccia e shampoo, quindi per stasera non devo fare altro. E quindi adesso vi faccio vedere. Allora, innanzitutto, i due prodotti che volevo assolutamente perché me ne hanno parlato benissimo sono due prodotti di questa azienda che si chiama Timeless e che arrivano dagli Stati Uniti. A parte Timeless, vi avverto che tutto il resto lo pronuncerò malissimo, cioè mi inventerò delle pronunce a modo mio, voi fate finta, io cerco di inquadrarli così capite di che sto parlando perché. Ecco, diciamo che su altre marche ho qualche dubbio. Va bene. Allora, ho preso questi due sieri. Questo è il siero alla vitamina C che contiene il 20% di vitamina C. Non so se si legge, non ce la faremo mai. Che contiene il 20% di vitamina C più vitamina E e acido felulico. E a detta di una cozza esperta, nel senso che è anche laureata in medicina, oltre ad essere un'appassionata di skincare. Questo è un prodotto molto molto valido perché il rischio di alcuni sieri alla vitamina C è che si ossidino, molto facilmente e rendano l'incarnato arancionino, ma questo invece non lo fa perché è un ottimo siero. È in questa confezione con il dosatore. Ancora chiuso, ma questo domani mattina lo userò senz'altro. E ho preso il siero Matrixil e acido ialuronico che io penso di usare alla sera, però devo ancora capire. Questi sono dei peptidi che danno un bel, come dire, entusiasmo alla pelle, la rendono felice e contenta, come so tecnica io quando spiego le cose, che meraviglia!
E pensavo di utilizzarlo alla sera, però devo ancora capire se invece è più indicato per il mattino. Devo un attimo strutturare la nuova skincare, anche perché vi ripeto, sto finendo veramente tutto, anzi, qualcosa l'ho già finito e ho aperto due prodotti che avevo comprato non su YesStyle perché proprio mi mancavano. Poi ve li farò vedere. Quindi questi sono sieri. Poi veniamo a la crema. Allora, crema contorno occhi di questo marchio che si chiama Moistful, è di Etude House, azienda coreana che fa delle fantastiche maschere viso che avevo provato, avevo preso su Amazon, ma adesso non sono disponibili. Però ho fatto la brava e non le ho prese perché ho preso altro, non perché non le ho prese. Ok, c'è la sua palettina. Io ho in uso proprio gli ultimi rimasugli del contorno occhi di Sephora. Spero che questo sia più bellino perché sinceramente quello di Sephora non mi ha dato grandi. Mi piace l'odore, è bellissimo. Mi piace un sacco, è una cremina morbidina morbidina che adesso non ci metto le zampette anche se sono pulite, però insomma evitiamo. Questo è un bottiglioncino da 28 ml che per quanto uso io i contorni occhi, ma devo essere più brava ad usarli mattina e sera perennemente, durerà 6 anni. No, scherzavo, io mi metto a farla brava e lo uso. Quindi ho preso il contorno occhi. Poi ho preso una crema molto semplice, una crema giorno, perché ho immaginato che usando dei sieri, in realtà il lavoro della crema è solo quello di tenere, come dire, insieme, di chiudere la skincare senza grossi problemi. E quindi ho preso questa crema di Sioris, si chiamerà questo brand. Chiamiamolo Sioris che ci piace molto, magari si pronuncerà totalmente differentemente, anche questo Made in Korea, è una crema idratante molto semplice perché poi insomma andiamo incontro all'estate, quindi non volevo prendere un prodotto pesante con attivi particolari che magari potevano andare in contrasto con i sieri e creare insomma qualcosa di strano. Per cui ho preso una semplicissima crema idratante che appunto dice che dà un'idratazione alla pelle, insomma, nulla di più, ma mi interessava questo. Mi interessava anche, e questo è proprio il prodotto che avevo totalmente finito e di cui non avevo neanche un prodotto di scorta, un detergente viso e l'ho preso della stessa linea, un gel detergente che è fatto così e con il suo dosatore. Io ho preso un gel, diciamo, anzi, ne ho presi due, adesso ve lo faccio vedere. Allora, questo gel io me lo sono immaginato in utilizzo con il Clarisonic. Che vorrei riprendere ad utilizzare il Clarisonic che non uso da una vita e del quale ho praticamente soltanto ho comprato le testine di ricambio, cioè nel senso nuove l'anno scorso in America, ma non le ho ancora utilizzate, sono intatte. Probabilmente quando finiranno quelle finirà pure il Clarisonic, a meno che qualcuno non si metta a creare testine compatibili. E quindi insomma volevo provare un gel molto diciamo normale, senza nulla di particolare da usare con il Clarisonic, magari non tutte le sere per evitare di spazzolare troppo la faccina, però insomma volevo rimettere in uso il Clarisonic. Poi però sempre la dottoressa di cui sopra, di cui vi ho parlato e vi parla anche Ornella, aveva detto che uno dei suoi gel detergenti preferiti è questo di Fabric
Facciamo che non ve la dico proprio la marca di questo, cioè leggetela voi, poi scrivetemi come si pronuncia sotto nei commenti, proprio con la fonetica, di tutti i suoni di queste belle letterine che io aspetto. Aspetto la vostra, ecco, la vostra recensione, no, recensione, la vostra traduzione di questo prodotto. Questo prodotto è un gel, è una mousse detergente per come si vede qui dalla nuvoletta, che contiene alfa idrossiacidi e beta idrossiacidi, quindi è una mousse detergente un pelino esfoliante, diciamo adatta per pelli miste. Cioè, io immagino di usarla da sola, cioè non abbinata al Clarisonic perché mi sembra troppo. Probabilmente la alternerò, cioè la userò nelle sere in cui non uso il Clarisonic con questo, devo un po' elaborare, ecco, però non avevo più nessun detergente perché poi vedrete un video di prodotti finiti dove ho finito la qualunque e quindi negli ultimi giorni da quando sono finiti è finito il detergente e non arrivavano questi e poi adesso che così ho usato il Linfasil intimo per lavarmi la faccina. Non dico niente. Se qualcuno vuol fare la battuta, la accetto, però vi garantisco che il detergente intimo per lavare il viso io in viaggio lo uso sempre perché sono una spartana quando fa le valigie dei viaggi e quindi riduco sempre i prodotti. Me l'avete visto anche nella pochette che ho portato a New York, il mini detergente intimo che usavo anche per il viso, per fare, insomma, con un unico prodotto più utilizzi. E veniamo anche a queste che ho preso sempre per colpa della dottore, questa è sempre, ah no, questa è Medihill, come si pronuncerà questo? È un'azienda che fa delle maschere viso, queste sono maschere viso, però dovete ammettere che l'avevo detto che volevo delle maschere viso, ecco, queste sono maschere viso black mask, molto molto carine. Che io proverò quanto prima dopo scrub, detersione e quant'altro. Non vedo l'ora. Questa marca di maschere viso fa tanti altri tipi di maschere. Io mi sono moderata per questa volta, ma se dovessero piacermi troppo, non rispondo delle mie azioni e potrei comprarne anche di altri tipi. Per il momento ho preso questa perché era appunto la maschera che consigliava più di tutti questa ragazza che l'ha provata, si è trovata benissimo e quindi la voglio provare anch'io. Poi mi hanno mandato come omaggio, poi vi faccio vedere il prodotto non di cui sono pentita, ma quello che avrei potuto non comprare, cioè potevo non comprare tutto, ecco, però insomma diciamo che allora mi hanno mandato questo piccolo omaggio di una Sun by me, mai, vabbè, non vedete niente praticamente. Comunque, questa è una sleeping mask illuminante, brightening c'è scritto. Quindi ecco, anche questa non vedo l'ora di provarla. Dovesse piacermi, non ho neanche visto quanto costa la maschera di questa azienda perché poi ci sono dei prodotti su YesStyle molto carini. Questi sono prodotti in media, cioè considerate che se ho speso 123 euro totali, questi non sono prodotti carissimi. Mi sembra che quelli che costavano di più siano questi due sieri di Timeless che venivano sui 20 euro ciascuno, se non ricordo male. Poi il resto non ha dei prezzi elevatissimi. Questa la proverò sicuramente perché mi piace l'idea di avere una sleeping mask magari da mettere la sera in cui faccio tipo lo scrub con, cioè lo scrub, il peeling. E poi ho bisogno magari dopo la maschera all'argilla di qualcosa di coccoloso per la pelle perché poi insomma l'età avanza, sabato prossimo. Divento più vecchia di un anno. Io però, cioè, se condividete anche, cioè, secondo me, due compleanni praticamente in lockdown da soli si possono non considerare. Cioè, quindi io ritengo che questi 2 anni non mi debbano essere sommati. A me piace come idea. Fatemi sapere se siete d'accordo. E adesso invece di dire altre sciamezze, vi faccio vedere il prodotto che ho preso proprio al volo, perché poi questo carrello YesStyle è stato un lavoro, vi assicuro che
c'è un sacco di roba su quel sito. Adesso non riesco ad aprirlo. Ecco, allora, praticamente che cosa è successo? Che mentre io cercavo di capire cosa mettere in questo carrello, metto questo, tolgo questo, il totale è 650 euro. No, devo togliere qualcosina. Ecco, e quindi insomma ero lì che poi qualcuno ha detto: no, ma io non ce la posso fare. Ordino di nuovo il mio struccante preferito, il balsamo struccante al fico. Questo. E io mi sono detta: quando lo ordinerò mai questo coso da solo su YesStyle? Se non lo prendo adesso, non lo prenderò più. Però io ho ancora l'olio struccante micellare di Brochet. E ho anche un detergente oleoso teoricamente struccante, anche se non me ne hanno parlato benissimo persone che l'hanno usato, di The Ordinary ancora da utilizzare, da provare, mai provato. Però ho preso anche lui. Il cosino al fico che mi hanno detto avere un profumo strepitoso, io adesso c'ha anche la sua palettina. Adesso lo annuso con voi. Non potete. No, vabbè, è stranissimo. Allora, innanzitutto guardate che è perfetto, cioè è talmente burro consistente che è tutto levigato, levigato, levigato. Fantastico, sembra una cera, sembra la cera di una candela. Se ci avessi lo stoppino, penserei che è una candela profumata. E invece è un balsamo struccante che io userò prima o poi, soprattutto quando e se ricomincerò a truccarmi, perché il bello di accumulare struccanti per una persona che in questo periodo praticamente non si sta truccando è che gli struccanti si accumulano ma non si utilizzano. Però devo confessare, questo se non sbaglio costa 18 euro, 16, non mi ricordo. Comunque, diciamo che non ho potuto resistere e l'ho preso. Perché poi ho detto sì, vabbè, ma io un altro ordine su YesStyle lo faccio tra un anno, mi sarò preclusa la possibilità di. Quando commetto come dire, delle cose che avrei potuto evitare, ve lo dico sinceramente, non sono pentita perché è un prodotto che non ho neanche ancora utilizzato, quindi non vi posso dire che sono pentita di averlo preso. Sicuramente non è, come dire, nell'ottica degli acquisti solo di prodotti che non devono andare in scorta, ma devono essere messi in utilizzo corrente, questo non ne fa parte. Invece tutti gli altri vi assicuro che entreranno in utilizzo proprio super immediato perché non avevo più niente. E quindi questi è i miei bellissimi acquisti su YesStyle. Adesso aspetto soltanto, però sono acquisti di febbraio, altre due cosine da AliExpress. Comincio a dubitare di vederle all'orizzonte, ma in realtà io ho sempre ricevuto tutto da AliExpress dopo mesi, ma mi è sempre arrivato tutto, anzi lo consiglio come sito perché mi è sempre sembrato molto corretto anche il modo che hanno di dirti: guarda, ti garantiamo questo acquisto tra 60 giorni. Prima dei 60 giorni non romperci le scatole perché noi non vogliamo sapere niente. Ecco, per cui insomma mi sembra comunque una politica certo opposta al Prime di Amazon, no? Però diciamoci la verità, quante volte usiamo dei mezzi, come dire, per avere le cose il giorno dopo da noi e in realtà non ci serve a niente. Cioè, impariamo anche ad attendere le cose inutili che male non ci fa attenderle, anzi le desideriamo di più e poi siamo più contenti e festeggiamo come bambini. Allora, io direi che vi farò sicuramente un video dei prodotti finiti e poi un video in cui metto in ordine tutta la mia nuova skincare anche con i prodotti in utilizzo, con qualche altra cosa che ho comprato in negozi qui, diciamo, a portata di mano, ma che non avete visto, e con i quali farò la skincare primavera-estate nuova, che spero sarà anche una skincare di struccaggio, perché io tra una settimana ricomincio a lavorare e non mi farò una full face per avere la mascherina sulla faccia, ma vorrei provare, soprattutto adesso che non fa ancora tanto tanto caldo,
a truccarmi almeno gli occhi tutti i giorni. Vediamo se ci riesco o se con la mascherina e i vapori della respirazione mi ritrovo un panda a metà giornata in ufficio, che potrebbe essere una roba molto carina e simpatica. Però insomma farò una prova e vi saprò dire com'è andata. Per il resto direi che vi ho detto tutto. Vi vorrei dire che metterò, no, allora giuro che provo a mettere il link di tutti i prodotti nell'info box se ci riesco. Non sono riuscita a mettere il link del tapirulan di Diadora perché non so perché il cellulare mi bloccava la possibilità di andare di nuovo su quel sito. E, è un po' strano, il mio cellulare ogni tanto fa cose particolari, ma soprattutto il tapirulan non esiste, cioè in questo momento non è disponibile, però se voi andate sul sito di Adora Fitness, scritto tutto attaccato, trovate tutti gli attrezzi sportivi che volete e dal punto di vista della serietà del sito, di come hanno consegnato l'imballo perfetto, mostruoso, gigantesco, pesantissimo, ma perfetto, ecco, io vi dico che insomma mi sembra un sito serio e affidabile, il tapirulan tanto bellino e questa pigrona ci sta, come dire, sgambettando come un criceto nella ruota, ma tra un po' spero di essere abbastanza allenata, di aumentare un po' il livello di allenamento, poi vi racconterò. Con questo vi auguro un buon fine settimana, una buona domenica per chi vede questo video quando va in onda di domenica. Io vado a prendere la pizza del sabato sera perché insomma è giusto, sabato sera ci vuole la pizza. E quindi vi saluto e ciao!